Turno favorevole alle squadre in trasferta nel campionato di Serie C Silver Pugliese di Pallacanestro la 26 a giornata del massimo campionato regionale vede esultare le squadre ospiti in ben 5 gare su 8 a spiegare parzialmente la particolarità di questo dato, il fatto che le squadre di testa abbiano giocato e dettato legge, tutte e tre lontano da casa, vince a Taranto per 86-75 la capolista nuova Pallacanestro Ceglie nonostante il prepotente recupero di Cusionico nell'ultimo periodo dall'alto dei propri 44 punti, i blu di Djukic possono Esibire anche il miglior marcatore di giornata Bosnia con 31 punti a 42. Segue Action now Monopoli che a Francavilla ottiene l'ottava formazione di fila imponendosi per 85 a 70 lo strappo decisivo. Si registra già nel secondo periodo Leo con 24 punti ed Elknis con 20 i cannonieri più prolifici. Intanto Corato tocca quota 40 aggiudicandosi il testa coda di Martina Franca, un 91 a 75 che esalta la vena realizzativa di Prete da una parte e Bricis dall'altra. ...con 21 e 19 punti... ...il quarto posto ora è tutto di Libertas Saltamura ...che approfitta non solo della caduta di Francavilla... ...ma anche del KO di Ostuni a Monteroni... ...la squadra di Ambrico si issa a 34 punti... ...regolando Manfredonia per 81 a 70... ...con 17 punti di Monacelli... ...tanti quanti quelli di Rubera nelle file sipontine... ...lo score migliore è però del solito Ionicas... ...autore di 28 punti... ...Ostuni resta invece a quota 32... ...dopo la sconfitta in casa di nuovo pallacanestro Palacanestro... ...Monteroni per 73 a 59 i Salentini prendono il largo già nella seconda frazione con i 19 di Latella quanti quelli di La Quintana sull'altro fronte e i 16 di Jolic si rifanno sotto a quota 30 con possibilità di scalare altre posizioni Castellaneta e Talos Ruvo i biancorossi ionici sbancano Lecce per 91 83 con oltre 50 punti del duo Buono Fonten Sirena è l'ultimo ad arrendersi per la lupa con 25 punti piuttosto in salute anche Ruvo che batte Murgia Santeramo per 73 52 in evidenza l'olandese Van Ziverden con 18 punti anche se il più prolifico e Williams fra gli ospiti con 21. Da definire l'ultima partecipante ai playoff, ora che i giochi per il nono posto, l'ultimo utile, si sono riaperti per la sconfitta casalinga di Mola di Ubasca 2012 contro Vieste. La squadra di De Santis vince per 69 a 62, mettendo la testa avanti già prima dell'intervallo. Carosi con 25 punti e Markovic con 18 i migliori marcatori per i gargamici. Nel prossimo turno, infine Derby Murgiano Altamura Santeramo, oltre alla grande classica monopolizione. Ruvo vale il quartultimo posto, la sfida fra Manfredonia e Cusionico appaiate a quota 14 punti.